Il guilty pleasure di Marco. No, ascolta. Guarda che inizio a dissociarmi subito. Il suo gioco preferito della Gamescom 2024. È vero. Fake news, fake news, fake news. Directive 8020, il grande ritorno della Dark Pictures Anthology, che dopo, insomma, una stagione, come posso dire, un po' oscillante, altalenante nella qualità. Una merda. Tra il mediocre e il brutto. Cioè, tra il mediocre, esatto, dove traballava. Quelle sono le due. Le oscillazioni sono quelle lì. Torna appunto con una nuova avventura horror che inaugura ufficialmente la seconda stagione. Ricordiamo che, insomma, per chi non lo conoscesse, The Dark Picture Anthology è appunto una raccolta di avventure interattive, sì, con un po' di scelte multiple, di situazioni che permettono, a seconda di come sono affrontate, di orientare un po' il racconto. Sì, ma dei filmoni interattivi. Sì. L'idea è quella lì, non vi aspettate le avventure grafiche, ovviamente. Supermassive, lo sapete, insomma, forse si era gettata all'interno di questo, sì, genere con Until Dawn, riscuotendo anche un buon successo. Che rimane anche, cioè, col senno di poi, nettamente l'apice della loro produzione. Assolutamente sì. La Dark Picture Anthology, che è composta nella prima stagione di 5 titoli, era stata pubblicata poi da Bandai Namco. Qui sono cambiate un po' le cose, nel senso che Bandai si occupa sempre comunque della distribuzione, però evidentemente forse non proprio contentissimi dei risultati a livello economico e soprattutto credo a livello ludico e creativo si è un po' defilata, ma comunque Supermassive ha deciso di portare avanti diciamo questo progetto. Ma in teoria, se vedi, lo avevano sempre dichiarato che dovesse essere una cosa a stagioni. Sì, è anche vero che se poi le cose non vanno bene uno fa anche in tempo a tornare indietro. In effetti hanno cambiato delle modalità di accordo sicuramente con Bandai Namco. Qui il punto è che il publisher si è un po' tirato indietro. Il team di sviluppo crede evidentemente nel progetto e nella possibilità di portarlo avanti e quindi decide di farlo con appunto Directive 8020. Marco l'ha visto, non l'hai giocato di prima mano. Ma hai visto una presentazione con il team di sviluppo, quindi ti lascerò parlare chiedendoti però subito una cosa. Nel corso della prima season appunto della Dark Picture Anthology loro erano andati un pochino a spelluzzicare qua e là fra le varie tipologie di horror. Sì, assolutamente. Alle volte, insomma, entrando all'interno di un sottogenere molto specifico, alle volte anche strizzando l'occhio a qualche grande film che ha fatto un po' la storia del genere. Anche questa volta mi sembra così. Mi sembra che loro abbiano voluto di fatto prendere un po' l'idea alla base della cosa e trasferirla nello spazio. Non c'erano mai andati direttamente nello spazio, anche se l'horror alieno nella prima stagione di Dark Picture Anthology c'era. Faceva capolino, diciamo. Faceva un po' inaspettatamente capolino. Esatto. Ho avuto, cioè, è effettivamente così? È proprio così. Guarda, io ho assistito a una presentazione a porte chiuse con due degli sviluppatori di Supermassive, giusto per fare anche dare un minimo di contesto. Supermassive come team è cambiato nel frattempo, è stata come azienda largamente impattata dai licenziamenti di inizio anno. Se non ricordo male, hanno perso addirittura un terzo del personale con una ristrutturazione forzata che è costata sia uno slittamento di Little Nightmares 3, di cui tra l'altro trovate una video anteprima in cui parliamo anche molto bene, qui sul canale, andate a guardarla magari dopo questa, e credo che i piani originali per Directive 8020 fossero molto più a breve termine. In questo caso ci hanno detto soltanto che arriva nel 2025, non c'è una data. Quello che ho visto io era, mi pare, addirittura una pre-alfa, quindi cioè, e anzi hanno insistito molto sul fatto che ci fosse tanto lavoro da fare anche a livello tecnico. Ci arrivo, perché in realtà secondo me si è presentato molto bene, dico pure a livello audiovisivo, però è assolutamente così. Anche in questo caso i due sviluppatori di Supermassive hanno voluto, proprio una piccola presentazione introduttiva, annunciarci le reference, cioè ci hanno detto che storicamente, come stavi raccontando tu, la Dark Pictures Anthology vuole navigare entro dei canoni ben definiti di varie correnti dell'orrore. In questo caso loro hanno citato tre film in particolare, con tanto di locandine, proprio esplicitissimi.
c'era l'originale Alien del 79 di Ridley Scott, che è palesemente il territorio, diciamo, su cui viaggiano per l'idea di un'astronave su cui si ritrova un equipaggio alla deriva, con le possibili anche un po' paranoie date da una stazione spaziale che dovrebbe essere di super lusso, a differenza di quella di Alien, e che invece qua si corrompe, quindi la sicurezza che diventa pericolo, eccetera, eccetera. Hanno citato, e poi le varie interazioni col cast. Cast che, lo dico già, ce l'hanno spiegato, ma non è una novità per loro: tutti possono morire in qualsiasi momento, quindi non c'è da affezionarsi, non c'è un vero e proprio protagonista, eccetera, eccetera. La seconda reference è Punto di Non Ritorno, Event Horizon in inglese, che è un film, anche questo, horror lovecraftiano. Loro hanno citato proprio esplicitamente, hanno detto la parola Eldritch Horror, perché l'idea è che l'alieno sia una creatura comunque definita, è una creatura anche fatta di una massa informe, e qui poi arriviamo al terzo film, che è proprio la cosa che citavi tu, di Carpenter ovviamente, e però dicevano che l'idea di questo spazio, di questa minaccia che non si capisce bene da dove arriva, in qualche modo vuole suscitare anche proprio delle connotazioni lovecraftiane. L'impressione che ho avuto io è che, per quello che mi hanno fatto vedere, di Event Horizon ci fosse pochissimo, se non nulla, ma magari c'è il twist nel corso dell'avventura, tale per cui quella che sembra una minaccia molto concreta, estremamente legata al body horror, che è un altro elemento che adesso mettiamo sul piatto della bilancia, diventa magari nella seconda parte, nel secondo terzo dell'avventura, non lo so, cambia, e magari si scopre che è qualcosa che è stato evocato, è una forza diversa da quella che sembra, non lo so. Però o semplicemente magari c'è qualche membro del cast che impazzisce totalmente, così come succedeva in Event Horizon. Bravo, bravissimo, sì, cioè ci sta assolutamente, quindi potrebbe essere meno banale del previsto, certo. quella componente lì. Per riassumerlo, veramente come stavi facendo tu, loro hanno proprio detto, se dovessimo dirlo in due parole, è la cosa nello spazio. Cioè, questo è comunque il punto di partenza. Hanno rimarcato appunto questa volontà di andare molto potentemente sul body horror, quella corrente legata alla perversione del corpo, della carne, che viene anche, come dire, non è una novità nel mondo dei videogiochi, perché l'abbiamo vista da altre parti, direi anche in Dead Space, se pensate al design dei necromorfi. Dead Space è un riferimento potentissimo, non l'hanno citato loro, ma se vedete un certo tipo di inquadrature, di sensazioni, poi anche qui sono corsi e ricorsi, perché poi ovviamente Dead Space cita Alien, eccetera, eccetera, quindi... Beh, quando mi descrivevi la stazione spaziale io stavo quasi per dire sembra più la Ishimura, quindi più o meno... Guarda, assolutamente sì, anche perché esattamente come succede in Dead Space, io l'ho visto molto in media stress il gioco. La premessa è che nel 2000 e tanti anni, 2200, 2500, non mi ricordo nemmeno, ma comunque molto più in là, la Terra esaurisce le sue risorse, e quindi questa astronave, che se non ricordo male si chiama Cassiopea, è una specie di proprio enorme vascello, esatto, una colonia dove ci sono tutto quel che resta dell'umanità che va verso un'altra costellazione, mi pare Zeta Reticuli, una roba del genere. Lì c'è la terra promessa, c'è una, appunto, illusione di speranza e di possibilità di costruire. Chiaramente qualcosa va storto appena prima di arrivare lì, e quindi si scassa tutto, roba alla deriva, c'è tanto utilizzo del colore viola per le luci, per almeno la parte che ho visto io, per generare questo senso di inquietudine. La caratteristica particolare dell'astronave, come stavi giustamente dicendo tu, è che è un'astronave, almeno per quello che hanno mostrato a me, completamente infetta, nel senso che, molto alla Dead Space, i portelloni, gli interni, che sarebbero anche per lussuosi, minimali, a volte anche un po' asettici, sono completamente insidiati da questa massa che sembra tumorale di carne che cresce, che ha colonizzato il tutto, che fa anche quella abbastanza schifo, e che comunque dà l'idea di un'intrusione violenta e di una sopravvivenza con un organismo che è vivo e che, al di là del mostro, sta infettando proprio l'ambiente, quindi una minaccia molto, molto concreta. Dicevo, l'altra cosa del body horror che hanno molto evidenziato e che ho visto di persona, è un gioco violentissimo. Cioè, in passato loro avevano comunque
ha avuto qualche piccola incursione. Sì. Sì, cioè, nel senso, ci provavano. Ci provavano. Però no, non erano mai stati super espliciti. Quindi ecco, mi raccontavi di, diciamo, morti che vengono rappresentate in maniera estremamente... una fatality. D'impatto, quasi come The Callisto Protocol. No, no, totalmente The Callisto Protocol, Mortal Kombat. Cioè, pensate che nella demo che hanno giocato davanti a me per una decina di minuti c'erano un paio di passaggi che adesso vi descrivo. Proprio alla fine hanno detto: scegliete voi se, in teoria, la capitana della nave, che è interpretata da un'attrice nera che ha fatto il film di Bob Marley, uno 007, perdonatemi, non mi sono segnato il nome, ma è comunque, diciamo, una stellina del cinema britannico. Hanno detto: volete che viva o che muoia? Io subito ho detto: muoia, curioso. E viene catturata da questo mostro che è un mutaforma, l'alieno è un mutaforma con un'apparenza appunto un po' da blob umanoide, con un po' anche, sembra per certi versi il Tyrant di Resident Evil, cioè sì, occhi dappertutto, sì, schifezze varie, che però ha la capacità di, come un mimic, trasformarsi, sì, nei membri dell'equipaggio. Lui è anche molto grande, sarà alto tipo sui 3 metri. La catturava, falliva il quick time event apposta e le ha stritolato alla Oberyn Martell la testa. Prima iniziava a vedersi il sangue che, insomma, la pressione le scendeva dalla fronte, e poi le esplodeva completamente la testa, ma con uno zoom sulla sua faccia che esplode. Non contenti di questa roba, il cadavere cadeva a terra, la inquadratura cambiava e si vedeva il corpo di lei disteso, inquadrato dalla prospettiva della faccia, con la faccia di lei completamente esplosa, con un bulbo oculare tutto fuori da quel che rimaneva dell'orbita, sangue dappertutto, e il mostro non contento che infieriva sul cadavere, riempiendole tipo l'addome di pugni, divorandola. Cioè, una roba, vabbè, di una cattiveria veramente estrema, che è molto fuori dai tempi, certo, che avevano usato solitamente loro. A livello di gameplay, poi, invece, ci possiamo aspettare quello che abbiamo visto fino ad adesso, o c'è qualcosa in più? C'è qualcosa di più, questa è stata un'altra delle sorprese. Loro mi hanno proprio detto che, nel corso della Dark Pictures Anthology hanno capito che ci poteva essere la possibilità di arricchire un po' queste avventure, che forse erano nate inizialmente come un'idea di film. Vi, sì, ricorderete come si chiamava l'iniziativa, quella di PlayStation, da giocare volendo col telefono? PlayLink, esatto. Anche PlayStation aveva fatto una roba del genere. C'era stato un periodo, sì, storico in cui c'era quell'idea lì di coinvolgere un pubblico molto più casual. Avevano pubblicato Hidden Agenda e poi, esatto, Erika, esatto, entrambi con questa filosofia. Sì, e poi anche Sapere Potere, che era più tipo Buzz. Però sì, come, sì, idea era quella cosa lì. Dicevo, sono probabilmente partiti da quell'idea originariamente. Nel frattempo, forse capendo che quel pubblico è difficile da acchiappare, sì, incostante, esatto, anche forse dai videogiochi console in generale, sì, hanno scelto di metterci sempre di più elementi gaming, giocosi, classici. Però loro dicevano, mi hanno proprio detto, fino ad ora l'abbiamo fatto con quelli che in inglese vengono definiti baby steps, cioè dei passettini proprio piccoli piccoli. In questo caso hanno fatto proprio un grande salto, il salto anche che diceva fa l'umanità, per arrivare nella nuova direzione. Diventa un gioco dove c'è una parte di gameplay vero, da action in terza persona, visuale a Resident Evil, interazioni ambientali legate per esempio a una specie di sonar che ti permette di vedere dov'è la creatura e quindi avere delle fasi stealth pure giocabili. Ok, hai... non il classico quick time event. No, 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 non è il cuore che devi tenere sotto controllo. No, no, c'è alla The Last of Us, okay, il mostro che si muove, devi capire quando passargli dietro, cose del genere. C'è un bastone elettrificato che serve per interagire con delle porte che solitamente sarebbero chiuse, quindi penso ci possano essere dei piccoli puzzle ambientali, ma anche per stordire alle volte il mostro, l'equipaggio che magari è impazzito, robe del genere, quindi c'è anche un'interazione di quel tipo lì. E in generale hanno detto che vogliono mettere molto più controllo nelle mani del giocatore. Questo non è un colpo di testa legato a Directive 2020, è la nuova direzione della Dark Pictures Anthology. Okay. Questo è il primo capitolo, palesemente loro li vogliono fare più così. Tutti così. Secondo me, da quello che ho inteso, anche proprio come slancio creativo dello studio. Okay? Okay. Hanno anche detto che però, siccome sanno che finora hanno parlato a un pubblico che comunque giocava magari in maniera meno partecipe, perché comunque erano davvero dei minigame di fatto, sì, 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 e delle scelte morali,
Volendo ci saranno dei livelli di difficoltà diversi. La difficoltà è legata non solo all'esecuzione di Quick Time Event, alla rapidità eccetera, ma anche a quella componente lì. Hanno detto che abbassando tutto l'esperienza sarà comunque un pochino di più di quello che era prima, però volendo diventerà molto più affine a quello a cui siamo abituati e molto meno videogioco tradizionale, okay, in terza persona, action adventure eccetera eccetera. Il potenziale c'è, anche perché ho visto che tecnicamente è migliorato molto, okay, cioè, loro hanno rivendicato il fatto che fosse una pre-alpha, che potessero migliorare tanto illuminazione, animazioni, espressioni facciali, e io vi dico già erano notevolmente migliori di quelle del passato. Io credo, da quello che ci siamo detti parlando, l'ho un po' inteso tra le righe, che proprio in virtù del fatto che c'è un po' più da giocare, secondo me sia più lungo di quelli vecchi. Non mi hanno detto dura il doppio, se no me l'avrebbero detto subito. Chiaro. Però secondo me magari un paio d'ore in più ci potrebbero scappare, ed è comunque un elemento di rischio secondo me. È quello il punto, perché poi è chiaro, ragazzi, che in una presentazione del genere entri in contatto con una parte molto molto contenuta di, certo, tutta l'esperienza, un'esperienza che vuole comunque essere sì un po' più ludica, ma ancora prioritariamente narrativa al 100%. E la verità è che nella Dark Picture Anthology, a parte i primi due episodi, che erano Man of Medan e poi Little Hope, e già quelli avevano scricchiolavano. Tutto il resto aveva una sceneggiatura da mani nei capelli, con scene, sì, tagliate con l'accetta, Deus Ex Machina tremendi, cioè situazioni veramente paradossali, incredibili, surreali, anche nei momenti in cui volevano essere realistiche. Ma scritti male anche nei personaggi, cioè totalmente, delle interazioni tra protagonisti che non stavano in piedi, cioè la coppia che litiga sul fondo di uno scavo archeologico in Iraq mentre viene assalita dai demoni per problemi coniugali, cioè, ma anche no, ecco. No, c'erano dei grossi problemi e quelli purtroppo insomma non possono essere, vediamo, cioè, la qualità della sceneggiatura non può essere valutata, vediamo, no, chiaramente. Però no, ti è sembrato comunque che insomma proprio anche a livello di ambizione di produzione, sì, abbiano questo, voluto questo, te lo dico perché lo voglio far passare, così come abbiamo rassicurato tantissimo su Little Nightmares. Non voglio dire che su Little Nightmares 3 ci metto la mano sul fuoco, perché io ancora non ce la metto, e con loro di mezzo forse non ce la metterò mai. Però su Little Nightmares 3 le impressioni sono state fieramente positive, ok? Qui non voglio sbilanciarmi così tanto, però onestamente ero andato per correttezza, perché comunque se ci offro un appuntamento il gioco poi è memetico sul nostro canale, ci stava, ma ero andato veramente preparandomi al peggio. E invece devo dire che no, si respira un'aria diversa da quelli precedenti. Tant'è vero che forse, adesso poi aspettiamo di vedere, però forse Bandai Namco, come dire, si è assorbita tutto il peggio e magari adesso loro come team in autonomia, autopubblicando eccetera, si pigliano la parte migliore. O a volte succede anche quello, però cauto ottimismo, lo voglio dire. Chissà, magari il publisher gli imponeva anche delle tempistiche per cui non ci ho pensato, dovevano lavorare anche insomma riducendo un pochino, accettando dei compromessi sul fronte della qualità. Sì, questo insomma, se esce l'anno prossimo, si sono presi tanto tempo. È chiaro, nel mezzo, come dicevi tu all'inizio del video, ci sono stati dei licenziamenti, sì, dei tagli, però si sono presi anche più tempo per lavorarci. Idealmente. No, soprattutto fra, perché comunque stanno lavorando in parallelo a due progetti con, certo, studio che non sono affini, certo, anche pensa solo qua tutto il motion capture, tutta la sceneggiatura, sì, 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 Little Nightmares, fai una roba completamente diversa. Certo. Quindi boh, vabbè, vediamo. Comunque, vediamo. Vedremo un po'. Noi vi ringraziamo per averci seguiti anche in questa video anteprima che Marco ci teneva personalmente a fare, perché la Dark Picture Anthology è sempre nei suoi sogni più lieti di videogiocatore. C'ho tutte le Collector's Edition, non è vero. Grazie, alla prossima. Ciao!